Allora, ciao ragazzi, eccoci qui per il post Juve Torino. Allora, per quanto riguarda la partita, c'è poco da dire. Ne ha fatti due la Juve, poteva farne benissimo 4 o 5. È stata una partita a senso unico. Ok, l'errore sull'episodio del VAR che ha portato al 2-0, però comunque la Juve ha attaccato dall'inizio alla fine. Questo conferma chiaramente, non lo scopro io, che la Juve ha praticamente ha due squadre e vedi bene che c'è il periodo che non segna Higuain, che ieri non ha giocato neanche, e ti segna Mandzukic, e non ti segna Mandzukic, te lo fa Douglas Costa, poi altrimenti c'è Cuadrado, Bernardeschi, al centrocampo si permettono di ruotare Marchisio e insomma Khedira. Quindi vanno in semifinale dove incontreranno l'Atalanta, occhio al maestro Gasperini che è veramente molto bravo. Per quanto riguarda la partita, mi volevo un attimo prendere come spunto la match di ieri, il derby di ieri, per soffermarmi su un calciatore in particolare, ovvero Mbaye Niang, ex, come ricordiamo, milanista, adesso è al Torino con obbligo di riscatto, una cifra che sfiora i 20 milioni, fortemente voluto da Mihajlovic, che proprio oggi è stato esonerato. Calciatore voluto fortemente da lui e che per ora sta tradendo le attese a Torino, visto che ha fatto un gol in 15 partite, come d'altronde tra l'altro le ha tradite anche da noi. Questo ragazzo è arrivato, ricorderete bene, giovanissimo, a 16-17 anni e praticamente non è mai esploso. Si è fatto anzi notare più per certi episodi della vita privata, ricordate la guida senza patente, e il tuffo dall'albergo della piscina a Ibiza, non so dove era, l'episodio, si parlava di una frequentazione di un trans, insomma le incomprensioni con Montella, che comunque gli aveva anche dato fiducia, e per un po' Niang aveva fatto anche la sua stagione. Insomma, sto ragazzo, il palo che ha colpito ieri, anche un po' sfortunato, che è stata l'occasione più nitida che poteva permettere al Torino anche di momentaneamente pareggiare la partita, andare sull'1-1, mi ha ricordato un po' il palo che colpì contro, in una partita ben più importante, contro il Barcellona quando era con noi rossoneri nel ritorno nel 2013, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League al Camp Nou. Bene, secondo me la sua crescita si è fermata lì, cioè lui è fermo a quel palo colpito contro il Barcellona che ci asfaltarono dopo il 2-0 a favore nostro all'andata con gol di Muntari e Boateng, che ricordo bene, al ritorno ci asfaltarono 4-0 con Messi che sale in cattedra, però l'avremmo persa comunque probabilmente, però dopo sull'1-0 Niang, grazie a un controllo sbagliato di Mascherano, si era involato verso la porta di Victor Valdés e poi davanti a lui ha tirato, ha colpito il palo. E quindi ragazzi, che dire, l'abbiamo aspettato tanto, ci si è provato a dare fiducia, per adesso assolutamente ha tradito le attese un po' ovunque sia andato, a parte quella parentesi di 5-6 mesi al Genoa con Gasperini. Io ho avuto modo di seguirlo in varie occasioni e devo dire che è più un atleta che un calciatore, ovvero un grande rapidità, grande forza fisica, però poi a livello tecnico è molto, molto grezzo, molto limitato. Senso del gol zero anche quest'anno. Mihajlovic tra l'altro è stato esonerato ora anche per le scelte magari di mercato, visto che l'ha voluto fortemente lui, Niang è stato l'acquisto più costoso della storia del Torino, che lo ha pagato quasi 20 milioni, poi ha fatto un gol in 15 partite e con noi comunque la media non era molto, molto più elevata, anche con noi ha sempre segnato poco, sempre, mi ricordo anche tanti errori, l'errore nel calcio di rigore sbagliato contro la Roma. Quindi, che dire, io non lo rimpiango assolutamente, sono felice che il Torino abbia l'obbligo di riscatto per Niang, perlomeno se abbiamo fatto un po' di plusvalenza, e bene così. Ragazzi, il video si chiude qua, domani aspettatemi perché esco con il video, insomma, che porterà poi alla vigilia
della gara contro il Crotone. Grazie per la visione, ragazzi, a presto e ciao e forza Milan.